Abbiamo parlato molto di cosa succede in televisione, eccetera. Abbiamo parlato molto di che cosa succede anche sui più giovani e abbiamo parlato, accennato perlomeno all'inizio, del fatto che i giovani vedono ma fanno anche. Sono Elena e un gruppo senza amicizie non esiste. Anche se vengono in un centro d'aggregazione che per definizione è un luogo per socializzare, quindi per incontrare amici reali, loro qui comunque cercano poi amici virtuali e reti virtuali. E per noi questa è una grande zona d'ombra che non riusciamo a controllare, anche perché non la conosciamo bene e abbiamo molte paure. In tutto il centro ci sono delle regole che i ragazzi conoscono, che sono anche scritte sui muri. Un po' la difficoltà è di riportare queste regole all'interno di un mondo diverso come il mondo di internet. Quando uno entra su Facebook è tutto virtuale. Tutti sanno tutto di tutti. Sono tutti amici. Se il reale è così bello e così emozionante, perché passate tante ore sul virtuale? Forse nella falsità c'è più sincerità. Sì. Cioè, è un mondo finto con delle emozioni vere. Mi chiamo Maria. In amore è meglio non aver sorprese, né dal vivo e né su internet. Non tutti riescono a manifestare i propri sentimenti o quello che pensano nel mondo reale. Invece su Facebook, comunque, già non guardarsi negli occhi, comunque... è una cosa che aiuta per una persona timida o comunque che ha paura di dire quello che pensa. Io mi chiamo Luca Convento, faccio il Don Giovanni via MSN, ma mi vergogno un casino. Basta anche non guardarsi negli occhi per capire, cioè, per essere un po' più protetti, ecco, diciamo. Postscriptum, le chat non funzionano. Allora, si è aggiunta una nuova ospite qua con noi, Federica Montani, da Parma, il progetto SMS, che vuol dire Sono Mentre Sogno, ed è un progetto, come dire, di educazione con dentro i media, al quale abbiamo collaborato un po' anche noi del Grande Talk, che sta coinvolgendo appunto diverse realtà di adolescenti. Cosa state facendo con i ragazzi, insomma? Tra le varie azioni che ha attivato il progetto SMS c'è questa indagine, così l'abbiamo chiamata, sul rapporto tra ragazzi e ragazze e media, che coinvolge moltissimo gli educatori, primi ad essere messi in discussione col loro ruolo rispetto a questa intromissione, ecco, dei nuovi media. Abbiamo ascoltato i ragazzi consapevoli della nostra incompetenza e del nostro bisogno di conoscere, ne siamo usciti con più domande che risposte e penso che con qualche sorpresa anche. Con qualche sorpresa, con qualche pregiudizio in meno e qualche altro pregiudizio in più. Spiazza e disorienta questa dichiarazione di un mondo finto che consente però di essere veri. Quindi, è un po' quello che dicevamo prima con la pretesa che ha il reality, no? Cioè, crea un contesto finto così tu puoi essere più autentico dentro. Esatto. Quindi c'è la consapevolezza, però c'è come dire, la priorità data a questo mondo virtuale rispetto a quello reale. Quasi azzardo, un setting psicanalitico dove entro e mi posso concedere di dire tutto di me, senza ostacoli, senza filtri, ciò che non dico alla mia migliore amica. Solo che amica. In questo caso, anziché un unico analista, magari ci sono 200 persone o migliaia di persone che ascoltano questa conversazione. Accennavo prima al ruolo che avrà Chiara Giaccardi nel convegno Testimoni Digitali che ci sarà a Roma 22-24 aprile. L'Università Cattolica si sta impegnando in una ricerca diversa, non così
sul campo, raccogliendo video testimonianze come in questo caso, ma proprio per capire che cosa, cioè qual è la domanda che sta a cuore a voi che state mettendo in piedi i primi passi di questa ricerca. Sì, dico poi anche una cosa su quello che ha detto lei, perché era importante. Il nostro sforzo, cioè coinvolto Massimo, diversi colleghi dell'università che si occupano di comunicazione, è quello di cominciare a esplorare i territori e i luoghi che si costruiscono all'intreccio tra, nel punto di contatto, di intersezione tra il reale e il virtuale, analizzandoli dal punto di vista delle relazioni e di questi meccanismi di inclusione, esclusione, chi ha accesso a chi, dico che cosa, dove e a chi, chi può ascoltare, chi no e perché, quindi cercare proprio di mappare un po' questi territori. Mi colpivano molto le dichiarazioni di questi ragazzi, perché viene fuori una cosa cruciale, che poi si collega al tema del convegno Testimoni Digitali, dove l'idea di sguardo, che è molto legata sia al simbolo che è stato scelto, sia un po' alla riflessione sul tema del testimone, salta fuori, perché viene fuori benissimo come questi ragazzi abbiano un bisogno e una paura che riescono anche a riconoscere, il bisogno profondo di relazione e di raccontarsi, e la paura che questo raccontarsi li renda vulnerabili, quindi il mascherarsi dietro questo filtro dell'avatar, insomma, della forma che prende la comunicazione in rete. Ecco, questa cosa viene fuori molto bene ed è un aspetto su cui si può lavorare come educatori. No? Quindi abbiamo portato già un po' di materiale. Tu prima dicevi incompetenza degli adulti, ma incompetenza tecnologica intendevi? È incompetenza tecnologica e di conseguenza educativa, cioè, nel senso che come educatori arriviamo eventualmente casualmente ad avere una competenza tecnologica, non ci viene richiesta. In realtà può diventare la tecnologia un'ottima opportunità per educare, per stare in relazione con i ragazzi, prima occorre lavorare su un bagaglio di pregiudizi ostici. Reciproci anche a volte. Francesco, tra l'altro, questo tema, diciamo, dello scavalcamento, no? È anche un po' il tema che fu affrontato all'epoca con parabole mediatiche, viene affrontato adesso con testimoni digitali, cioè il fatto di muoversi in un ambiente molto complesso, molto articolato, dove alla fine chi annuncia potrebbe, non dico saperne di meno, ma essere meno, come dire, smaliziato di chi dovrebbe ricevere l'annuncio. È un po' questo anche il tema. Sì. Guarda, la svolta che diede il convegno Parabole Mediatiche è suo grande merito, ricordato anche perché ha dato, come dicevamo prima, avvio ad un movimento di impegno. Fu proprio il fatto di rendere consapevoli del mondo in cui ci si trovava, cioè osservare il mondo dei media. Questa è una trasmissione che esattamente fa questa opera di coscientizzazione. Osservarlo, insomma, mi sembra anche meritoria, anche per molti portaparola che la seguono, peraltro. Ma non basta appunto osservare, consumare i media, bisogna essere coscienti che hanno creato un mondo nel quale ci muoviamo, un mondo di linguaggio, un mondo di codici e di mentalità. Questo fu un primo passaggio, cioè guardate che le cose stanno così. In questi adesso 8 anni è stato fatto questo lavoro, direi a livello di base, si è cominciato a fare, ecco. E adesso il passaggio successivo è quello appunto di, una volta presa coscienza, cercare di incidere con una testimonianza, appunto, che vuol dire tante cose. Certo. Il testimone è colui che appunto è cosciente e porta qualcosa, cioè io che cosa ho da portare. Per questo che è interessante anche la ricerca che sta conducendo la Cattolica, perché per una volta usciamo dalla quantificazione del fenomeno, cioè quante ore passano. Andiamo a capire che cosa succede. La tipologia dell'approccio è anche come cambia la mia relazione. Infatti il sottotitolo del convegno è Volti e linguaggi, ci interessano non tanto quante ore stai, ma i volti delle persone che incontri, i linguaggi che utilizzi e cosa cambia nel tuo linguaggio, per esempio. Noi ci fermiamo ancora un attimo e dopo cercheremo di scoprire perlomeno quel numero che abbiamo evocato, 80,7, che cosa significava.